Queste storie non parlano d'amore e proprio in quanto tali raccontano il terrore, nascosto tra i problemi, delle convinzioni, di chi sbagliando non accetta mai lezioni. Uniti su un progetto da concretizzare, è questo l'obiettivo che dobbiamo realizzare. Racconteremo storie di ragazzi immaginari che commettono reali peccati alimentari. Carlotta si veste, si guarda e si risveste. Vorrebbe scomparire ma lo specchio la investe. Rinunce, digiuni, la fame è una fobia. Ma forse nella mente non c'è grasso ma follia. Mugambi piange, la madre è andata via. Pensare il piatto pieno per lui è una pazzia. Non sa cos'è lo spreco, non sa cos'è la spesa. Ma sa che ogni briciola è frutto dell'attesa. Remigio da scuola torna senza fame. Al pieno il suo stomaco del solito ciarpame. E senza quei dolciumi lui non guarda la sua tavola. La passa con i legumi e un kiwi con la fragola. Francia ha fatto festa con gli amici fino a notte, di fritti, salumi e vino della botte. Nel forno e dentro il frigo avanzi ancora buoni, ma senza darci peso butta tutto nei bidoni. Typical food, regional food, finger food, street food. A nord come a sud, la nostra tradizione, la nostra cultura è in esposizione. Valori, sapori, gusti e tradizioni, riflettori puntati sulle popolazioni. Lo spreco non si accetta, il pane è una ricchezza. Ogni paese ha la sua fetta, che mostra con fierezza. Expo 2015, la fiera universale. La cura del pianeta rimane un ideale. Sappiamo che mangiare è un bene da salvare. Perciò negarlo al prossimo è un peccato da evitare. Ciascuno nel silenzio può essere vincente, svegliando il mondo intero dal torpore della mente. Cultura alimentare significa guarire e abbattere l'angoscia per le mille calorie. La nuova agricoltura, ecosostenibile, la biodiversità, il cibo più accessibile, la tradizione culturale da valorizzare. Solo questo può salvare il sistema alimentare. François, Remigio, Mugambi, Carlotta, ragazzi come tanti uniti nella lotta per un mondo migliore che non sia una favola, dove col sorriso si porta il piatto in tavola. Typical food, regional food, finger food, street food. A nord come a sud, la nostra tradizione, la nostra cultura è in esposizione. Valori, sapori, gusti e tradizioni, riflettori puntati sulle popolazioni. Lo spreco non si accetta, il pane è una ricchezza. Ogni paese ha la sua fetta, che mostra con fierezza. Typical food, regional food, finger food, street food. A nord come a sud, la nostra tradizione, la nostra cultura è in esposizione.